Levatevi di mezzo! Sta pregando! Isabella, una tremenda sciagura ci ha colpiti. Vostro marito, il mio caro cugino e amico, è morto pochi minuti fa. È caduto difendendosi da un gruppo di banditi guidati da un avventuriero di nome Lagardère. Stasera nessuno andrà a dormire finché non li avremo ritrovati. È ora sparita! Dalle pagine più appassionanti di un'opera che ha conquistato milioni di lettori, balza fulmineo a conquistare voi tutti il più audace e temerario cavaliere che mai leggenda abbia celebrato. Il cavaliere di Lagardère. Sulle orme di D'Artagnan, di Don Chisciotte e dei cavalieri antichi, Lagardère è sempre presente per combattere l'iniquità. Agivi per ordine del re, perciò ti risparmi. La spada degli Orléans. Una travolgente avventura vissuta dal cavaliere di Lagardère, implacabile con gli uomini, irresistibile con le donne. Pasquale, il più pittoresco ed esilarante degli scudieri. Aurora, la bellissima duchessina di Nevers. Il crudele Gonzaga, sulle cui orme si muove il più misterioso e sconcertante dei personaggi. Il Gobbo. Enrico, come sono felice. La mia figliola. La spada degli Orléans, la più superba realizzazione di André Humbel. Mettetevi la maschera, monsignore. Un messaggio per voi, signora, tenete. Vigliacco! Chiunque tu sia, ti riconoscerò dalla ferita che hai sulla mano. Quando sarà il momento, se non verrai da Lagardère, Lagardère verrà da te! La spada degli Orléans. Prossimamente su questo schermo.